Juventus alla distanza dopo aver largamente dominato nel primo tempo, anche perché i bianconeri privi di Tardelli, Boninsegna e Furino, uscito al settimo per un acciacco, non sono sembrati in grado di organizzarsi in fase offensiva. Così i bergamaschi hanno attaccato, ma non sono riusciti a concretizzare la loro superiorità. Nella ripresa la Juventus è partita subito velocissima, Cucurello impegna Pizzaballa e poi su punizione di Causio svetta Verza, che ha sostituito Furino, e in sacca è la prima rete del giovane juventino in Serie A. I bergamaschi accusano il colpo e si buttano in avanti sbilanciando troppo la difesa. Insiste la Juventus ancora con Bettega, mentre sull'altro fronte l'Atalanta sembra aver smarrito le idee in fase di penetrazione. Pizzaballa si conferma in grande giornata, riuscendo a parare palle difficilissime come questa di Gentile. Poco dopo è ancora Gentile a dare a Benetti. Dietro front è stafilata imprendibile per il numero 1 atalantino. La partita si conclude con la Juventus ancora in avanti, quasi fosse ormai un duello tra gli avanti bianconeri e Pizzaballa a salvarsi da un punteggio immeritato.